Buongiorno a tutti voi, bentrovati in questo nostro spazio estivo con tempo d'estate, un appuntamento che ci dà l'opportunità di vivere in leggerezza, se così possiamo dire, questo tempo che si avvia ad una fase che poi porterà per molti il riposo delle vacanze, per tanti altri continuerà il lavoro, ma noi vogliamo stare insieme per farci innanzitutto compagnia, stare insieme nella nostra realtà, collegati con la nostra realtà di San Giovanni Rotondo e i luoghi di Padre Pio. Come possiamo vedere anche quest'oggi una calda giornata, lo vediamo attraverso tra qualche istante le immagini che giungono proprio dal sagrato, ecco la nostra webcam, il sagrato di Santa Maria delle Grazie, che ci vede immersi in un'altra giornata, dicevamo, molto calda, un caldo particolarmente forte che è iniziato un po' in anticipo rispetto al normale, ma che ci dà l'opportunità anche magari di programmare dei viaggi. Anche qui a San Giovanni Rotondo, per tanti è l'occasione appunto di visitare i luoghi di Padre Pio. Ma vi dicevo di stare in contatto con noi, questa cosa così importante per noi, il contatto con voi amici telespettatori è fondamentale. Ciò avviene attraverso i nostri mezzi di comunicazione. Vediamo appunto la possibilità attraverso il nostro canale, innanzitutto televisivo, ma anche attraverso i vari social che vedete, potete contattare in qualsiasi momento e con il quale stabilire questo legame, appunto. Ma ora vogliamo iniziare la nostra puntata, come sempre, facendo un tuffo nella storia, con il fatto del giorno a cura di Maria Pia Picciafuoco, un giorno, una storia. Giugno 1989, carri armati a piazza Tiananmen. Soffocata nel sangue la protesta degli studenti cinesi. Era iniziata il 15 aprile dello stesso anno a Pechino la manifestazione pacifica che si sarebbe conclusa dopo 50 giorni con un energico intervento militare. Una repressione di cui l'immagine simbolo è quella dell'esile studente che non vuol rinunciare e tenta di resistere all'avanzata dei carri armati. La necessità di riforme in senso democratico, i problemi di corruzione e di nepotismo, le richieste di aumento salariale interessano ampi strati della popolazione, ma a mobilitarsi in quella piazza dove spicca un monumento simbolo, Tiananmen significa Porta della Pace Celeste, sono quasi tutti ragazzi. Il movimento è particolarmente attivo nelle università, dove si organizzano scioperi, si creano associazioni indipendenti dal partito. Manca però una leadership, il che rende ancora più difficile la possibilità di negoziare con il potere. I manifestanti intonano in piazza l'Internazionale Comunista e contemporaneamente invocano un cambiamento reale. Per reazione alle scarse risposte ottenute dal governo, il 13 maggio gli studenti dichiarano lo sciopero della fame a oltranza e danno inizio alla fase più drammatica della protesta. Ben presto Pechino viene circondata dall'esercito. La situazione precipita in giornate di aperta guerriglia, fino alla sconfitta definitiva del movimento. 4 giugno era una domenica. Il numero delle vittime e degli arrestati è tuttora coperto da segreto. Le stime vanno da 400 a 2500 morti. La memoria pubblica di quegli eventi è stata rimossa e osteggiata in Cina, ma non in Occidente. Ed abbiamo dunque visto delle immagini che potremmo definire iconiche di una storia che risulta ancora
come spesso accade, attuale e dalla storia che dovrebbe essere magistra vitae, cioè maestra di vita, purtroppo non impariamo mai. Se guardiamo alle cronache, ai fatti degli ultimi tempi e soprattutto alla guerra in corso, abbiamo conferma di tutto ciò. Ma diamo uno sguardo ora ad alcuni dei contenuti di questo nostro programma di quest'oggi. Parleremo tra l'altro anche di un tema sicuramente importante che coinvolge tante famiglie che spesso vivono il problema della disabilità nel chiuso delle proprie mura domestiche, andando poi in un certo senso a rendere ancora più difficile determinate situazioni. Ma ci sono realtà associative in tutta Italia e più tardi ne incontreremo una che opera proprio a San Giovanni Rotondo, che grazie all'essere presenti nella società e a fare rete, questo termine dobbiamo impararlo bene perché è fondamentale in un percorso di vita dove non tutto è possibile affrontarlo da soli. Ecco, fare rete per rendere più agibile la vita di queste persone in determinati momenti. E incontreremo appunto un'associazione, l'associazione Il Mondo Che Vorrei di San Giovanni Rotondo, per affrontare, almeno introdurre questa tematica. Poi parleremo anche di una importante notizia che arriva dal nostro mondo, il mondo della Chiesa, con una iniziativa di Radio Vaticana e del giornalista Andrea Tornielli, che ci offre l'opportunità di approfondire la figura di Papa Luciani. Più tardi avremo appunto la possibilità di ascoltare anche in anteprima un podcast, una serie che la Radio Vaticana proporrà appunto per approfondire questo tema. E poi ancora ci soffermeremo sulla figura di Cecilia Eusepi, una giovanissima beata, una ragazza morta a soli 18 anni che ha lasciato davvero un segno profondo nella Chiesa, ed avremo l'opportunità di parlarne con sua nipote. Questi alcuni appunto degli argomenti che poi ci accompagneranno a vivere il momento della celebrazione eucaristica di quest'oggi. Intanto però un altro appuntamento che segna il trascorrere delle nostre giornate, soprattutto in questa tarda primavera, ormai piena estate dal punto di vista climatico, ci offre l'opportunità di conoscere di giorno in giorno fiori e piante che allietano attraverso la bellezza del creato la nostra vita. Allora vediamo anche la puntata di quest'oggi. Buongiorno e benvenuti in un altro appuntamento della nostra rubrica Un giorno un fiore. Oggi parliamo dei bonsai, di queste piante meravigliose, perché sono esemplari che a volte riescono a interpretare un albero di grandezza naturale presente in natura in piccole dimensioni, quindi da poterlo tenere in casa oppure in un angolo zen del nostro giardino. Di varietà di bonsai ce ne sono tantissime. Questo ad esempio è il classico ficus ginseng o microcarpa, che è quella varietà di bonsai studiata appositamente per poter stare all'interno o all'esterno della nostra abitazione. Infatti non richiede moltissime cure specifiche. La cosa essenziale è sempre un buon apporto di luce e un giusto apporto idrico. I bonsai sono facili da curare, ci sono tantissime specie, dall'olmo al glicine, alla bougainvillea, al ficus. Il giusto collocamento per i bonsai va sempre tenuto in considerazione in base alla specie. Ci sono quegli esemplari da interno un po' più delicati, quindi che dobbiamo tenere riparati da alcune condizioni climatiche avverse esterne, e ci sono invece quelle varietà tipo ad esempio l'ulivo,
oppure il frassino e via dicendo, che sono esemplari che è opportuno coltivare all'esterno. Ultimamente sul commercio si trovano tantissimi tipi di concime, infatti ci sono anche dei concimi specifici per i bonsai. Questi concimi sono essenziali per le nostre piante poiché contengono una giusta formula affinché loro possano crescere nella maniera corretta e vengono arricchiti spesso in minerali e ferro che aiutano il fogliame delle nostre piante ad essere sempre ricco, verde e intensamente lucido. Il bonsai, diciamo che rappresenta anche quel simbolo di forza, poiché si sa che un albero rispecchia la vita, la forza, quindi avere un piccolo bonsai in casa ci aiuta anche a rilassare la mente, a pensare, a fortificare il nostro carattere attraverso lo sguardo di queste creature. E come sempre bravo e chiaro nella sua esposizione, nella spiegazione appunto della vita di questi fiori, di queste piante che nelle nostre case davvero possono darci un riflesso della bellezza del creato. Proseguiremo con il nostro programma ricco davvero di appuntamenti quest'oggi, ma come sempre abbiamo anche la necessità di fermarci per qualche istante, dando la linea alla regia per poi ritrovarci per vivere un ulteriore momento di approfondimento su alcune tematiche che viviamo nella nostra quotidianità. Ma ora linea alla regia. Torniamo insieme per parlare di una bella iniziativa di approfondimento di una figura straordinaria che è quella di Papa Luciani. Lo facciamo attraverso un'iniziativa della Radio Vaticana e di Andrea Tornielli. Papa Luciani, da un colpo di fionda al soglio di Pietro, Giovanni Paolo I, raccontato da Andrea Tornielli, un podcast di Radio Vaticana. Il colpo di fionda fu quello di padre Remigio, frate cappuccino venuto a compiere una missione a Canale d'Agordo, quando Albino Luciani, il futuro Papa che sarà proclamato beato il prossimo 4 settembre, era ancora un ragazzino. Affascinò i chierichetti del paese con i suoi racconti e poi, durante una passeggiata verso la chiesetta di Gares, li stupì con la sua abilità a tirar di fionda. E quando chiese a quei ragazzi chi voleva seguirlo in convento, Albino disse subito: io, voleva partire davvero. Lo trattennero il parroco e la famiglia. Questo è uno appunto dei racconti contenuti del podcast di Radio Vaticana in 4 puntate dedicato a Papa Luciani, narrato da Andrea Tornielli, direttore editoriale dei Media Vaticani, è realizzato con la collaborazione tecnica e creativa di Adriano Vitali e Patrizio Ciprari. La prima puntata potrà essere ascoltata lunedì 6 giugno nella sezione podcast del portale di Vatican News all'indirizzo www.vaticannews.va. C'è una sezione proprio dedicata ai podcast. E noi abbiamo quest'oggi la possibilità in anteprima di ascoltare un breve passaggio di questa bella iniziativa editoriale. Vediamo. Ieri mattina io sono andato alla Sistina a votare, mai avrei immaginato. C'era mio papà fuori dalla porta della casa in montagna e mi disse: hanno eletto il Papa. Quando sono entrata nella stanza ho visto lo zio disteso sul letto e indossato. E suora mi dice: non stira la camicia, stira soltanto il cueto e i polsi. Da un colpo di fionda al soglio di Pietro. Vi racconto Papa Luciani, il santo dell'umiltà. Sono Andrea Tornielli e questo è un podcast di Radio Vaticana.
Ecco, questo è il lancio dell'iniziativa. Tra poco vedremo anche il sito internet al quale facevo riferimento e dal quale appunto da lunedì sarà possibile ascoltare questi podcast. L'episodio iniziale sarà dedicato dunque alle origini del pontefice bellunese, alla sua famiglia e alla sua formazione. Albino Luciani deve il suo nome di battesimo alla scelta del padre Giovanni, operaio socialista, che scelse di chiamare così il suo primogenito in memoria di un giovane compagno bergamasco morto in un incidente di lavoro in un altoforno. Nella seconda puntata, ascoltabile da lunedì 13 giugno, si parlerà della nomina di Luciani a vescovo di Vittorio Veneto e poi degli anni trascorsi a Venezia. Anche in questo caso sarà la stessa voce del Papa a sottolineare i passaggi cruciali. Grazie a un documento audio eccezionale registrato in una parrocchia nel 1968, ascolteremo dalla viva voce del vescovo Luciani il suo auspicio che Paolo VI potesse prendere una decisione liberalizzatrice circa l'uso della pillola anticoncezionale. Dopo la pubblicazione dell'enciclica Umane Vite, Luciani difenderà il documento facendo proprie le ragioni del pontefice. 5 settimane, un pontificato è il titolo della terza puntata, disponibile da lunedì 20 giugno, che racconterà il conclave dell'agosto del 1978. Poi la puntata di lunedì 27 giugno sarà interamente dedicata alla morte improvvisa del Papa. Fondamentale sarà la voce di Suor Margherita Marin, che quella mattina del 29 settembre 1978, insieme alla consorella più anziana, Suor Vincenza, entrò nella camera da letto di Luciani trovandolo morto. Questa dunque, questa l'iniziativa, dicevamo, che sarà possibile approfondire a partire da lunedì prossimo grazie alla Radio Vaticana e Andrea Tornielli. Ora ci fermiamo per qualche istante e poi ancora insieme per parlare di solidarietà. E vogliamo aprire ora una finestra su un mondo importante, una realtà associativa che riunisce genitori che vivono diverse problematiche, ma che hanno uno spirito sicuramente costruttivo, propositivo, per far fronte a queste, per sensibilizzare l'opinione pubblica su temi sensibili. Abbiamo l'associazione di San Giovanni Rotondo, Il Mondo Che Vorrei, rappresentata qui quest'oggi dal cofondatore responsabile per gli enti, Francesco Impagliatelli. Benvenuto tra noi, Francesco. Grazie, grazie dell'invito. E salutiamo anche la piccola Alice. Ciao Alice. Saluta, ciao. 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 Allora Francesco, Il Mondo Che Vorrei, abbiamo detto un'associazione che raggruppa genitori, famiglie che vivono situazioni particolari. Ci puoi spiegare perché è nata questa associazione? Allora, l'associazione nasce proprio per uno scopo ben preciso. Innanzitutto quello di sensibilizzare sia l'opinione pubblica ma anche le istituzioni su cosa vuol dire avere un figlio disabile o come vivere la disabilità, ma anche e soprattutto quella di cercare di creare eventi o qualsiasi altra cosa che riguarda l'inclusione, perché una parola fondamentale è questa, che viene tra virgolette sponsorizzata in molte occasioni, ma fattivamente ci sono molte criticità da questo punto di vista. Noi cerchiamo attraverso degli eventi, attraverso delle manifestazioni, attraverso dei progetti che noi siamo nati da 2 anni circa, diciamo che un anno l'abbiamo perso per via del Covid, ovviamente, certo, periodo proprio esatto, più difficile, però adesso abbiamo iniziato ad esempio con l'organizzazione di un evento a Tenuta Chianchito, e ringrazio anche adesso Tenuta Chianchito, in cui i ragazzi con disabilità, quindi con autismo, sindrome o altre disabilità, servivano nei tavoli, quindi lavoravano, quindi anche quello di dimostrare che comunque sia le persone con disabilità possono tranquillamente, devono anche lavorare e quindi avere spazio nella società tranquillamente. Un attimo. Sì, ecco, sono problemi, dicevamo, che molte famiglie vivono nel chiuso delle proprie mura domestiche. Questo a volte crea maggiori difficoltà. Invece, facendo rete, trovandosi insieme, qualcosa è possibile. Sì, assolutamente. Superare. È proprio facendo rete, anche avendo sinergia sia con le istituzioni sia con altre. Noi abbiamo, ad esempio, innanzitutto
creando l'associazione abbiamo avuto la possibilità di conoscere anche altri genitori, anche altre situazioni e quindi cercare anche di capire dove sono anche le criticità che si vivono giorno per giorno e magari non emergono perché comunque sia non c'è la possibilità di far fronte o di far capire che ci sono delle criticità in atto. Quindi con l'associazione noi cerchiamo anche di capire quali sono le problematiche e quindi da queste partire per eventuali risoluzioni delle problematiche che ci possono essere. Ecco, da queste prime esperienze, sì. Quali sono stati i problemi che avete riscontrato tra tutte le famiglie coinvolte, quelli comuni? Le problematiche, ci sono tante problematiche, perché quando si parla di disabilità non c'è una definizione, è troppo generica come definizione, perché poi ogni bambino, ogni ragazzo, ogni ragazza che ha una disabilità diversa e quindi criticità diverse. Quindi posso parlare delle problematiche stradali, posso parlare delle problematiche scolastiche, posso parlare, ci sono veramente tante criticità, tante situazioni, ma veramente ce ne sono tante. Noi abbiamo scoperto che ci sono veramente tante criticità. E che insieme si possono, che insieme si possono assolutamente risolvere, ma ovviamente ci deve essere una consapevolezza del problema e quindi anche la risoluzione del problema. Però le ripeto, noi cerchiamo ad esempio adesso quello di creare per esempio uno sport. Noi abbiamo fatto, oltre a quell'evento lì, la settimana scorsa c'è stato anche un evento in cui sono venuti dei responsabili di tiro con l'arco, ad esempio. La settimana prossima verrà l'associazione di Zanardi, che per tra virgolette reclutare ragazzi con disabilità per quanto riguarda le Paralimpiadi. E quindi anche stiamo puntando molto su fare sport, che secondo noi è la cosa fondamentale, ma non solo per la disabilità, ma in generale, e anche per quella famosa parola che si chiama inclusione, perché è quello che noi vogliamo. Sicuramente. Voi avete un sito ancora in fase di allestimento? Sì, siamo ancora in allestimento. Comunque chi ha necessità, soprattutto in ambito locale, di contattarvi ha tutte le possibilità attraverso te. Siamo una città abbastanza piccola, comunque c'è la possibilità di anche contattarvi. Attraverso il presidente Mario Riontino, che comunque ha la sede per adesso che è al Bisanum, Agenzia Viaggi, che si trova lì, quindi qualsiasi persona che vuole innanzitutto iscriversi e partecipare, oppure quella di volontariato anche, perché abbiamo bisogno anche di questo, può recarsi lì e dare nominativi oppure l'iscrizione all'associazione. Ecco, e come questa associazione ci piace poter sottolineare, ce ne sono tante altre in tutte le altre realtà d'Italia con le quali appunto anche voi fate rete, ed è importante quest'oggi sottolineare questo aspetto al di là dell'ambito locale, perché fare rete, stare insieme, vivere insieme determinati problemi è un passo decisivo anche per superarli, come abbiamo già detto. Soprattutto per quanto riguarda per quanto riguarda il periodo che abbiamo passato anche del lockdown e tutto il resto, quindi è stato anche un periodo abbastanza pesante per i genitori che hanno comunque figli con disabilità e tutto il resto, quindi adesso cercheremo veramente di uscire fuori, ma con un obiettivo veramente unico, è quello di fare una rete ovviamente di associazioni, certo, ma soprattutto quello di parlare di inclusione, ecco, che è la cosa fondamentale, qui, Alice, che veramente noi puntiamo su quello. E allora con Alice intanto ti ringraziamo. Grazie. Alice ormai è stanca, ha ragione. No, mi sa che vuole prendere il posto tuo, quindi si è spostata di là. Ti facciamo continuare nella conduzione. Grazie davvero di cuore. No, grazie a voi, Francesco, veramente per e ci vedremo presto per continuare. Che ci avete dato. Io quello che veramente vorrei dire è che noi siamo nati veramente per cercare di innanzitutto capire, veramente capire quali sono le problematiche e soprattutto quello di cercare di trovare delle soluzioni a tante problematiche con l'aiuto ovviamente delle istituzioni. Certo. Grazie ancora di cuore. Grazie a voi. Noi ci fermiamo per qualche istante, lì nella regia. Bene, torniamo insieme. Vogliamo dedicare questi ulteriori minuti a nostra disposizione all'approfondimento di una
figura che ci piace poter incontrare quest'oggi. Si tratta di Cecilia Eusepi, la beata Cecilia Eusepi, vergine terziaria dell'Ordine dei Servi di Maria, colpita da morbo letale in giovane età, realizzò nella sua vita le parole dell'Apostolo, sperimentando quanto, amando Gesù, il dolore ci diventi amabile, desiderabile. E vogliamo approfondire questa figura con Anna Di Guido, nipote di Cecilia Eusepi, che è in collegamento con noi. Buongiorno e benvenuta, Anna. Grazie di questo dono, veramente. E indegnamente sono qui a rappresentare la sua famiglia. Ecco. La zia Cecilia è nata qui a Montalbano il 17 febbraio del 1928. All'età di 5 anni si è trasferita a Nepi dallo zio, che era il fattore dei conti della Rovere, perché è venuto a mancare il suo papà. E già dall'età di 5 anni disse: preferisco morire piuttosto che compiere il più piccolo peccato veniale. Quindi poi è stata messa dalle suore cistercensi e poi sbocciava in lei in continuazione il grande desiderio di diventare suora. Ma all'età di 16 anni, come hai già detto, si è ammalata. E il suo direttore spirituale gli ha imposto di scrivere il suo diario e l'ha intitolato Storia di un pagliaccio. Un anno prima della sua morte, Santa Teresina del Bambin Gesù le predisse che l'avrebbe presa un anno dopo, allo stesso momento in cui si era presentata. E così è stato. E lei lasciò detto che avrebbe fatto cadere sulla terra una grande pioggia di gigli. Quindi sepolta inizialmente nel cimitero di Nepi, dopo ben 16 anni andò in sogno alla contessa Assunta Caneo di Roma e le disse: sono Cecilia Eusepi, sepolta a Nepi, fammi riesumare perché ho un vermiciattolo nel piede sinistro che mi sta rovinando la carne. Lei sconvolta trova l'esistenza di questa ragazza, la riesumano ed era veramente intatta. Tant'è vero che nel 2012, quando fu riesumata all'anno della beatificazione, Sua Eccellenza Monsignor Rossi mi chiamò e, nonostante erano passati decine e decine di anni, completamente incorrotta. Dopodiché nell'ottobre del 1958 si apre il processo di beatificazione e l'anno dopo, il 4 agosto del 59, mio padre riceve il miracolo che l'ha portata alla beatificazione. Gesù, questo... rendici degno di rappresentare. Ecco, Anna. Dimmi, non ho capito. Rispetto a quanto ci hai detto, davvero abbiamo l'idea, se non altro, di quanto, nonostante la vita di Cecilia sia stata breve, abbia lasciato un solco profondo nell'umanità e nella Chiesa, che poi appunto l'ha riconosciuta beata, una giovanissima beata che ancora oggi ha tanto da dirci, soprattutto in tema di accettazione della sofferenza, un tema questo che abbiamo trovato molto spesso anche nell'analisi di altri santi e beati che abbiamo incontrato nel corso dei nostri appuntamenti che la nostra TV ha voluto dedicare proprio a queste figure e che ci piace poter incontrare quest'oggi, anche perché ne approfittiamo in occasione di una ricorrenza che si vivrà proprio il prossimo 10 giugno, se non sbaglio, il decennale della beatificazione di Cecilia Eusepi. Come vi state preparando a questo momento? Allora, abbiamo coinvolto le scuole, quindi sabato 11 alle 5:30 ci sarà l'incontro dei bambini tutti vestiti con una magliettina bianca che si stringeranno intorno al suo mezzo busto dietro il comune. Dopodiché ci trasferiamo in chiesa e lì ci sarà l'offertorio fatto dai bambini vestiti da pagliaccetto. E la figlia di mio figlio, Isabelle, è la più piccolina della sua generazione. Questi bambini porteranno dei doni e delle frasi fatte da loro stessi, veramente. Poi c'è una grande sorpresa. Una ragazza di colore di ben 48 anni, tutte le mattine passava nel nostro bar tabacchi a fare colazione. E tutte le mattine non so perché gli parlavo della zia Cecilia, fino a che lei mi dice: Anna, ma non mi posso trasferire qui. Dico: guarda, ho trovato una casa, vieni. Grazie Anna, ho trovato una seconda mamma, ho trovato una seconda famiglia. Grazie a voi,
e avevo preparato il quadro di Gesù da appendere sopra il letto e chiesi: ma dove vogliamo metterlo? Lei scoppia a piangere e mi dice: adesso ho capito perché ho incontrato te, io non sono né battezzata né comunicata. E quindi il giorno della ricorrenza del decennale, lei davanti a Gesù a braccia aperte dirà: grazie Cecilia che mi hai portato a Gesù, quindi diventerò cristiana anch'io. Ecco. Finita la Santa Messa, poi ci sarà la testimonianza del miracolo, sia quello di mio padre, di una ragazza che ha avuto un figlio con tutta la documentazione medica dell'ospedale Gemelli, e poi si aprirà la processione. Ci saranno due ragazze a cavallo che apriranno la processione, una con la bandiera del Monte Romano, dove lei è nata, e una con la bandiera di Nepi, dove lei è sepolta. E lì ci trasferiremo in piazza, dove i bambini, tutti i bambini si prenderanno per mano, al centro ci sarà la sua foto, e intanto un gruppo di ragazze della scuola di ballo qui di Monte Romano scenderanno dalla scalinata, entreranno in questo cerchio, intanto verranno distribuiti i palloncini, e lì Cecilia, 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 e tutti i nostri desideri saliranno in cielo affinché lei li possa esaudire secondo la divina volontà. Ecco Anna, noi abbiamo giusto un minuto a nostra disposizione ancora, purtroppo per il momento, però poi ci incontreremo di nuovo per un altro motivo. Intanto però ti pregherei di salutarci con una frase che reputi sicuramente importante, sono tante gli scritti che troviamo nel diario di Cecilia Eusepi, ma c'è qualcosa in particolare che vuoi proporci quest'oggi? Quasi di questo, lei lascia detto: la mia passione è cantare l'amore. Quindi amiamoci dal profondo del cuore e scrolliamoci di dosso anche la polvere, come Gesù ci diceva. Questo veramente è quello che lei ci ha lasciato. Amore, amore, amore. Grazie a voi di questo dono e Gesù rendimi degna di poterla rappresentare. Grazie ancora. A nome di tutto il paese, sia di Monte Romano che di Nepi. Grazie a te Anna e soprattutto ti strappo la promessa, perché abbiamo parlato degli appuntamenti previsti per il decennale della beatificazione di Cecilia Eusepi, ma con te torneremo in occasione di un altro momento che per noi è importantissimo e che andremo a vivere il prossimo 16 giugno con il ventennale della canonizzazione di Padre Pio, perché tu sei molto legata al santo di Pietrelcina e ci darai la tua testimonianza. Non svegliamo altro, solo la promessa, un sì da parte tua. Assolutamente sì, avevo già promesso al dottor Trombetta che avrei fatto la mia testimonianza. Dico solo questo: il 17 novembre 1974 alle 5 di mattina una grande luce che mi accecava, apro gli occhi e mi trovo il padre a fianco. E di lì è iniziata la mia storia con lui, mi ha presa e non mi ha più lasciata. Anzi mi disse: ricordati, nei dolori e nelle persecuzioni non mi far fare brutta figura, perché io sono sempre al tuo fianco. Grazie di cuore Anna, parleremo di questo e di altro nei prossimi appuntamenti di Tempo d'Estate, grazie davvero di cuore, a presto. Un abbraccio grande grande a tutti, grazie, 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 se scendi nella tomba del padre un pensiero particolare. Assolutamente. Da parte mia.